Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati di Sky 229. Siamo nella nostra casa abituale della Brescia Motori. Brescia Motori è un brand Jaguar Land Rover che abbiamo presentato la settimana scorsa. Abbiamo fatto un excursus all'interno del salone. Però oggi parliamo di un qualcosa di diverso. Prima di parlare voglio presentare il mio amico Andrea Ziletti, avvocato tributista, quindi se avete qualche piccolo problema, lui ha un bellissimo studio vicino alla stazione che vi può risolvere qualsiasi problema. È un gentleman driver, ha fatto la Winter Marathon e qui non tanto perché ha fatto la Winter Marathon, ma perché è un amico, è un appassionato, ne capisce, sa benissimo quali sono i retroscena dietro al mondo dei motori. E prima di parlare con Andrea lancio il primo servizio. Sapete benissimo che Motori è sensibile al mondo dei disabili, di quanti possono soffrire nella vita che non hanno la fortuna come Andrea, un bel ragazzo, pieno di soldi, una bella famiglia bresciana, un bellissimo studio, ti ami le auto storiche, cosa vuoi di più della vita? Hai una bellissima bambina. Tutto corretto, ti ringrazio Attilio per l'invito, è bellissimo venire a trovarti, realizzo un po' un sogno essere tuo ospite. No, io realizzo il mio sogno perché penso alle parcelle che ti devo pagare, ma quello è un altro discorso. Ma quello è un momento estemporaneo della vita, adesso al di là delle battute. Assolutamente. Sei un appassionato di auto storiche, hai fatto tra l'altro quattro ruote classiche, ti ha fatto un bellissimo servizio. Uno speciale sulla mia macchina, sono uno scarso pilota di regolarità, ma molto appassionato. Guarda, e quindi il pilota di regolarità e mi faccio molti nemici, sono scarsi. La velocità è un'altra cosa, però è la passione delle macchine. Assolutamente, insomma, e poi anche conosci la passione che ho, ed è veramente bello poter dialogare con te su questa tematica. Grazie Andrea, d'altronde gli amici sono pochi. Io mi scelgo i migliori, il resto li scarto. Però voglio dare spazio, come ho detto all'inizio, a chi soffre. E devo dire che l'amico Peroni ha capito qual è il messaggio della solidarietà coniugare al mondo dello sport, il servizio. Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati dalla concessionaria Jaguar Land Rover di Via Ozzi Nuovi, di Brescia Motori. Siamo negli studi dell'amico Dario Peroni perché sarà un inizio di puntata un po' particolare. Grazie Dario di averci ospitato qui da te. Perché siamo qui oggi? Nuova specialità, nuova passione? Siamo qui per presentare una nuova specialità che abbiamo deciso di aiutare a supportare, svolta dall'Olympia Athletic Team, di cui il presidente è l'amico Andrea. Abbiamo deciso di portare per la prima volta, hanno deciso di portare per la prima volta in competizione la specialità del race running, e noi come azienda abbiamo deciso di supportarli per la realizzazione di questo prodotto, di cui vi parlerà più specificatamente Andrea. Quindi coniugare la passione con la solidarietà e pensare sempre a chi purtroppo ha qualche problema fisico. Soprattutto sì, perché meritano di avere la possibilità di poter usufruire della passione dello sport e di potersi integrare in qualcosa che li coinvolga in soddisfazioni anche personali. Andrea, noi ci eravamo visti per un'altra specialità, sempre dedicata a chi ha portatori di handicap e chi soffre. Oggi invece parliamo di qualcos'altro. Di cosa? Oggi parliamo di race running, parliamo di campionato di rugby in carrozzina, la finale nazionale che Olimpia si è impegnata a realizzare il 5-6 novembre. Cos'è il race running? Race running fondamentalmente è questa sorta di triciclo che dà la possibilità a questi ragazzi che affetti da disabilità motoria di liberarsi da ogni lacciuolo, perché possono tranquillamente fare anche loro attività sportiva. Attività sportiva in pista, ovviamente, in pista di atletica, e competere con persone che hanno la stessa problematica.
diciamo, più che problematica, diciamo che anche loro hanno la possibilità non di restare in panchina, ma noi li mettiamo in attacco e la possibilità di competere con persone che hanno la stessa problematica loro. Tutto qui. Io vi ringrazio perché siete proprio all'esordio, avete scelto Motori a Tassello Santa Garari perché per parlare al di là dell'attività sportiva di mandare anche un segnale. Per chi volesse iscriversi, cosa può fare, dove siete? La Olympia Athletic Team non è Andrea, non è Antonella, non è Nicola, ma siamo una squadra, un team, se no non potremmo fare tutte queste cose, non è Dario, è tutto un insieme. E la cosa bella di Olympia è che fa veramente cose a 360 gradi, e anche questa è una cosa bella, siamo qui con voi, perché avete voi e noi comunque c'è un connubio, perché noi lavoriamo a 360 gradi, lavoriamo, è un volontariato, cerchiamo di aiutare lo sport e aiutare l'emancipazione delle persone tramite lo sport. È il nostro essere, però Andrea non può riuscire. Può riuscire se c'è Antonella, se c'è Nicola, se c'è Alessandro, se c'è Dario, ci sono tante persone. Questo è il bello, questo è fantastico. Antonella, per chi volesse avvicinarsi alla vostra realtà, cosa deve fare, dove vi trova e quali sono i mezzi per trovarvi? Ci potete trovare e consultare il nostro sito internet www.olympiaathleticteam.com. Potete scriverci un'email a olympiaathleticteam@gmail.com e potete vedere anche le nostre foto, le nostre attività, tutto quello che facciamo, non solo sul nostro sito internet, ma anche sui canali social, Facebook e Instagram. Da Antonella, il tuo braccio destro? Braccio destro, o sinistro, secondo me, dalla postazione. Grande amico, perché Olympia è un gruppo di amici fondamentalmente, e oltre ad essere un grandissimo amico, fra pochi giorni, fra una decina di giorni, parteciperà al campionato italiano il campionato italiano indoor ad Ancona. È fantastico questa cosa, poter portare degli atleti ovviamente parlo di paralimpico, parlo di persone che sono affette da una specialità, chiamiamolo così, che li rende speciali. Lui è categoria T46 e quattro volte campione italiano, non so da dove partire per spiegare quanti risultati ha ottenuto, diciamo così. Recordman italiano ancora imbattuto per quanto riguarda il miglio, categoria T46, non so quante cose possibili. Ecco, per non addetti ai lavori, T46 che cos'è? T46 vuol dire che è una problematica legata a un braccio o comunque a un arto, a una mancanza di un arto che il nostro amico Nicola ha purtroppo. Tra l'altro è appena finito anche l'Olimpiade Paralimpica, un grande risultato, al di là del risultato del medagliere, risultato umano e sportivo, vuol dire che c'è tanta sensibilità. C'è tanta sensibilità, vediamo veramente tanta sensibilità intorno a noi e tante persone che si interessano. Il problema è riuscire ad intercettare questa sensibilità, e quello che noi stiamo facendo è proprio cercare di fare questa cosa, cercare di intercettare persone come Dario, persone come Antonella, persone come Nicola, che riescono a capire quello che si può fare per aiutare. Da una piccola goccia può nascere un mare, è quello che stiamo facendo noi. Tutto, campionato italiano, stessa cosa, campionato italiano paralimpico assoluto con Cesio. Nicola, ci sono giovani che ti seguono? C'è un settore giovanile, c'è qualcosa? Abbiamo iniziato a partire da quest'anno, anche precedentemente anche l'anno scorso, abbiamo inserito dei ragazzini. Purtroppo nel Paralimpico abbiamo due o tre bambini che ancora però nelle gare non le abbiamo ancora portate. L'importante è che comincino a entrare e fa parte conoscere l'attività e vedere con il mondo del running in sé, perché sono bambini che avranno dai 7 agli 11-12 anni. Bene, questo qui è un piccolo spaccato di una realtà che ci sembrava giusto, grazie all'amico Dario che ci ha presentato, il presidente, avevamo già fatto altre cose, però dare un segnale importante, perché la vita è bella se siamo fortunati a essere integri fisicamente, però dobbiamo pensare che altre persone non hanno la nostra stessa fortuna. Io vi ringrazio, l'appuntamento sicuramente Motori vi seguirà. 2 secondi di pubblicità e poi rientriamo in studio a Brescia Motori.
nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Finalmente puoi provare l'emozione di guidare BMW i4, la nuova Gran Coupé Full Electric BMW. Scoprila in concessionaria e su bmw.it. Norton Trasmissioni, società che dal 1959 è specializzata nello studio, progettazione e costruzione di giunti trasmissione contrassegnati dal marchio Norton. Norton Trasmissioni SRL, via Veneto 6, a Villa Carcina, Brescia. Ecco, ritorniamo in studio, parliamo dalle tre ruote perché avete visto quali sono l'attualità del mondo dei disabili che devono giustamente vivere il loro mondo sportivo. Io so che dietro le quinte l'amico Andrea Ziletti, avvocato, bellissimo studio, aiuta dietro le quinte chi soffre, però voglio parlare anche del tuo momento sportivo. Come mai hai scelto di fare la Winter Marathon? Ma guarda, è sempre una gara che mi ha affascinato fin da quando, insomma, non dico ero bambino, ma però da qualche anno a questa parte, perché andando a sciare in Valle Rendena vedevo sempre queste auto storiche nel terzo weekend di gennaio partire e arrivare da Madonna di Campiglio. Finalmente quest'anno con un mio carissimo amico che mi ha fatto da... Che doveva essere presente però impegni di lavoro. Di lavoro improrogabili. Ma perché voi lavorate anche noi. Ogni tanto lavoriamo anche noi, ma vuol tornare a trovarti anche lui. Sicuramente porte aperte. Abbiamo deciso di... siamo riusciti a realizzare insomma questo sogno di fare la Winter Marathon. Siamo stati, a dire la verità, molto fortunati perché era la nostra... prima gara di regolarità in inverno, quindi sulle Dolomiti abbiamo trovato un tempo. 15 passi alpini, io mi ricordo, ne ho fatte un po' di vita, ma forse una decina, è cambiato leggermente qualcosa negli ultimi anni? L'hanno allungata, si sviluppa diciamo su 3 giorni, però bene o male lo spirito è sempre quello, tanta guida in notturna, e tanta guida col freddo. Per fortuna quest'anno abbiamo trovato scenari bellissimi, poco ghiaccio e poca neve,
giornate di sole molto belle, molto freddi, impegnativo, ma sicuramente il tempo ci ha aiutato in questa nostra prima avventura invernale sulle Dolomiti, diciamo così. Però Andrea, per essere un neofita, se non sbaglio, sei arrivato sul laghetto ghiacciato. Mi sono qualificato. Esatto, abbiamo fatto una buona prestazione per essere l'esordio. Sicuramente le prove sul ghiaccio sono state le più divertenti per noi neofiti, perché insomma una gara di regolarità la puoi fare ovunque, però una gara di regolarità sul ghiaccio è un po' un unicum nel suo genere, molto bello, molto divertente. Sicuramente la rifaremo con l'obiettivo di posizionarci sempre meglio. Ecco, adesso ti faccio vedere una cosa che ti appassionerà sicuramente. È una cosa, una gara abbastanza particolare. La Coppa delle Alpi dopo 2 anni rientra nell'alveo delle gare importanti di ACI Sport. E proprio a Brescia è stata presentata al Museo Mille Miglia la Coppa delle Alpi. Abbiamo sentito i vari personaggi. Non voglio portarvi via nulla di quello che andrete a sentire, e poi con l'avvocato Ziletti ne parliamo. Il servizio. Amici di motori a 360 gradi di Sky 229, siamo con Alberto Piantoni, amministratore delegato alla Mille Miglia SRL. Alle nostre spalle la Coppa delle Alpi, la prima gara di stagione 2022 che vede la Mille Miglia a 360 gradi. Beh sì, è la prima gara di un programma ricchissimo, perché dopo la Coppa delle Alpi faremo Sorrento Roads, poi la Mille Miglia a giugno e poi in ordine warm up in Giappone, Stati Uniti e Emirati. Quindi speriamo sia di buon auspicio. Questa Coppa delle Alpi è alla sua seconda edizione, perché col Covid siamo stati costretti a sopprimerla, diciamo così. È comunque un evento importante, poi se ne parlerà, si parlerà del campionato Grandi Eventi, ma soprattutto del fatto che è una cavalcata di oltre 1000 chilometri che attraversa un territorio che ha bisogno anche di sostegno. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, le Alpi sono un po' il cuore verde della nostra Europa e come tale Mille Miglia ha nel suo DNA il fatto di sorreggere e sostenere questi territori, così come sorreggere e sostenere il motorismo storico, chiaramente. E anche mandare messaggi propositivi e positivi in un momento abbastanza delicato a livello mondiale. Sì, sicuramente questo è un altro tema. Noi, tra l'altro, poi ne parleranno più diffuso, in modo più diffuso, credo, il presidente Sauttini. Abbiamo predisposto questo sticker che metteremo sulle nostre auto, che vuole essere semplicemente un dire: dobbiamo lavorare per la pace. Cioè, questo è il tema più importante che anche una manifestazione come la nostra deve portare avanti in questo momento così delicato. Grazie. Prego. Sono importanti le vetture, ma sono importanti chi dà la possibilità a partecipare a questa Coppa delle Alpi. Con noi Paolo Mazzetti, presidente del registro della Mille Miglia. Vetture interessanti, vetture che hanno fatto la storia e che continueranno a fare la storia. Beh, diciamo che per la tipologia di gara potrebbe quasi diventare un monomarca Porsche, perché credo che metà delle vetture iscritte siano appunto del Porsche tra 356 e 911, che ovviamente sono le auto che hanno dominato le gare di questo tipo, cioè i rally o comunque i raid in montagna, e che sono molto adatte avendo il motore sopra la trazione, quindi in caso di neve o di ghiaccio le Porsche si comportano molto bene. Ovviamente è una gara molto diversa dalla Mille Miglia, quindi tranne credo siano 5 o 6 le anteguerra, tutte le altre sono dopoguerra, e le anteguerra vengono portate in gara dai regolaristi che, pur di avere coefficiente, sopportano di avere una macchina magari meno adatta al percorso. Peraltro, vista la stagione e le previsioni che non sono terribili, credo che di neve ne troveremo poca, o comunque solo nei posti dove noi l'abbiamo prevista per fare le prove innevate. Sicuramente sarà una gara, essendo
nel campionato Grandi Eventi di AC Sport, combattuta tra i soliti regolaristi, ma che se la daranno, insomma, che se la combatteranno fino alla fine, perché essendo la prima gara diventa importante andare subito in testa al campionato. Amici di Motori, Artigiano Santa Grandi, Sky 229, siamo col presidente Alto Bonomi della ACI Brescia. ACI fa parte della famiglia Mille Miglia, chi meglio di Aldo può darci delle novità, delle anticipazioni, e il countdown è partito dalla stagione agonistica, Coppa delle Alpi, l'hai voluto fortemente, ci siete riusciti in un momento anche oggi particolare, ma si vede che nel vostro DNA andare a lanciare messaggi di positività. Beh, direi che tutta l'Italia deve essere positiva, noi siamo sempre stati positivi, credo che abbiamo dato quel segno di positività che è indispensabile e necessario al sistema Italia e non solo. E con la Coppa delle Alpi stiamo ripartendo, dopo 2 anni di interruzione dovuta alla pandemia, riteniamo di saper organizzare le gare nella maniera corretta, perché è stato dimostrato con la Mille Miglia, e quindi anche per quanto riguarda la Coppa delle Alpi non temiamo problematiche. È chiaro che è un anno particolarmente difficile, è l'inizio di un nuovo restart ancora per quanto riguarda la Coppa delle Alpi, e mi auguro che tutto vada per il meglio. Prima con il dottor Piantone abbiamo parlato della stagione, però ci ha fatto vedere in anteprima quello che sarà il messaggio che la ACI Brescia, la Mille Miglia, batterà per il discorso della pace nel mondo. Beh, direi che più che la pace nel mondo, direi che non va bene la guerra in Ucraina, e tantomeno l'attacco della Russia. Però noi mandiamo il nostro messaggio, perché riteniamo che non è questione di pace nel mondo, è questione di rispetto delle persone, rispetto degli stati e di quello che è tutto quello che è successo in passato. La pace è da una parte un po' un'utopia, perché gli uomini per natura loro vogliono qualcosa, vogliono conquistare. Io credo che invece quello che dobbiamo insegnare alle persone è che è vero che tutto deve migliorare, ma è anche vero che ci deve essere soprattutto il rispetto degli altri. Se c'è il rispetto degli altri, automaticamente c'è la pace nel mondo. Tanto rispetto anche sotto l'aspetto della Mille Miglia, siete ritornati con i numeri oltre 700 vetture di iscrizione, ne partiranno 400, sono cavoli di Paolo Mazzetti dividere, accettare e mettere in stand-by, però questo vuol dire che è un segnale positivo. Beh, obiettivamente dovrebbero essere 375, saranno 375, poi ci saranno le eccezioni per i militari, eccetera. È vero, siamo ritornati ai tempi, ai fasti del passato. Riteniamo anche di aver conquistato e di aver riconquistato le capacità e riconquistato le persone che hanno, anche negli ultimi 2 anni, si sono trovate molto bene alla Mille Miglia. Abbiamo dimostrato di lavorare con serenità, con serietà soprattutto, di aver dato qualcosa di importante ai piloti e alla popolazione, e quindi per adesso siamo stati premiati. Speriamo di continuare così. Grazie Presidente. Grazie a voi. Amici di Motori, Artigiano Santa Grandi, Sky 229, siamo con la dottoressa Beatrice Sautini, Presidente della Mille Miglia SRL, al suo primo debutto ufficiale in casa Brescia, non solo in casa Brescia. Sì, questo è il primo evento, è l'apertura della stagione non generale, perché già è stata l'experience di Abu Dhabi, Dubai, ma a livello di partenza italiana è la mia apertura. Coppa delle Alpi, c'è stato un momento di riflessione di 2 anni, adesso si ritorna alla grande. C'è stato un momento di imposto stop di 2 anni, quest'anno pensavamo di dovere, ma siamo stati in dubbio sul percorso, comunque ce l'abbiamo fatta a confermare il percorso iniziale e quindi a far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi da un punto di vista organizzativo. Naturalmente la Coppa delle Alpi vuole essere un'espressione di quella internazionalizzazione, di quella astrazione del significato dello stile di vita a Mille Miglia e dell'innovazione e del progresso e del far vedere la nostra bella Italia. Tocchiamo anche, come sapete,
Svizzera ed Austria, e questo certo un momento particolarmente difficile per l'Europa, ma abbiamo voluto esserci, anche con un elemento che suggeriamo affiggere alle macchine per ricordare, nel rispetto della vita e delle persone che in questo momento in Europa sono colpite da situazioni molto gravi e molto importanti. Grazie Presidente. Grazie. Amici di Motori a 360 gradi, Sky 229, siamo con l'amico Cherubini, l'ideatore di questo bellissimo percorso della Coppa delle Alpi. 2 anni di riflessione, 2 anni di attesa, in un momento particolare del Mondiale siete riusciti ancora a mandare questo bellissimo messaggio di voler continuare la vita e di pace. 2 anni di mascherine che ci auguriamo di superare con questo evento. Devo dire che tutte le comunità che attraversiamo ci hanno accolto con vero piacere, sono oltre 1000 chilometri, 70 prove cronometrate e 65 rilevamenti di media. Tocchiamo la Svizzera, l'Austria, tocchiamo Borno come località delle Olimpiadi invernali del 2026. In bocca al lupo a tutti gli equipaggi e vi attendiamo ad applaudirci durante il percorso. Partenza e arrivo. Allora, partenza da Brescia. Brescia abbiamo un prologo il mercoledì sera, poi il giovedì mattina si parte dal Museo Mille Miglia, la prima tappa termina a Bormio, nella seconda tramite il passo del Bernina tocchiamo St. Moritz, poi passiamo in Italia al passo Resia, quindi e terminiamo a Seyfried. L'ultima tappa, dopo il passo del Brennero, tocchiamo tutte le Dolomiti e terminiamo a Bressanone. Quasi 60 equipaggi hanno accolto l'invito di partecipare a questa bellissima manifestazione. Circa il 90% sono stranieri, per dimostrare ancora di più quanto è internazionale il nostro marchio, e già ci auguriamo di vivere in armonia ed con un po' più di rilassatezza al di là di quello che sta succedendo nel mondo, che veramente preoccupa tutti. Buon divertimento. Grazie. È il momento di spingerci oltre le strade della concorrenza, nella più profonda giungla del business, dove osa solo chi fa scelte vincenti. Affronta le nuove sfide del tuo lavoro con le capacità e lo stile di Discovery Sport e Range Rover Evoque. Oggi tue con tutti i vantaggi dell'immatricolazione autocarro, come il risparmio su IVA, bollo e costi di trasformazione. Brescia Motori. A Brescia, in via Orzi Nuovi 38/40, 030 350 48 11. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Prossima tappa? Suzuki Solutions. E nella volata finale scegli tu la strada. Tecnologia hybrid a 99 euro il mese. TAN 496, TAEG massimo 727 e manutenzione inclusa. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions. Soluzione vincente. Suzuki. Nuovo Dacia Jogger, fino a 7 posti. Bigger, cooler, Jogger. A marzo gamma da 5 euro al giorno, sia da 150 euro rata mese. We'll be right back.
Ecco, la cosa che mi ha sempre appassionato, avvocato... Dimmi Attilio. Gli do da lei. La ringrazio. Ma tu riesci poi, tra l'altro, la tua umanità traspare fuori dalle aule del tribunale, perché sei un appassionato, sei uno che capisce la vita. Perché la Porsche? Allora, bellissima domanda, Attilio. Siamo... che tu mi racconti da quando andavi all'asilo e poi sono andato... No, ti racconto molto brevemente. Come tu sai, ho una Porsche 924 molto particolare, perché sta un pezzo unico in Italia ed è stata dipinta, tra l'altro, da un artista bresciano, Stefano Adamo, e quindi è un unicum in Italia. Perché questa macchina, che per molti la sottovalutano come Porsche, perché diciamo che è la prima auto sportiva che mi ricordo da quando ero bambino. Tu prima l'hai citato scherzando, invece la realtà è così. L'aveva un carissimo amico di mio padre, la Porsche 924, ti parlo degli anni 80 quando ero bambino, e quindi appena ho avuto la possibilità di incappare in una Porsche 924 un po' particolare, anzi molto particolare, ho voluto rendere omaggio a questi miei ricordi d'infanzia, e quindi sono andato su una 924, che è una Porsche, un entry level, chiamiamolo così, del mondo. Non è per modestia. Qualcuno dice a posto dei poveri, ma non è così. Una Volkswagen, alcuni dicono. Perché all'interno ha un suo perché. Perché è bello fare gli sboroni, e tra virgolette, tanto siamo su Sky dopo le 11, quindi possiamo anche usare certe terminologie. La Porsche, bellissima, però nasce... Il mondo Volkswagen nasce nel periodo purtroppo legato al momento della guerra, però come macchina popolare, e da lì poi ha fatto questo primo step, secondo step, e tu sei andato a capire lo step iniziale. E fu proprio la 924, se ti ricordi, certo, a salvare Porsche da quella grandissima crisi che attraversò negli anni 80, quindi lanciarono questo modello, la 924, che... vendette tantissimo, è ripartita ed è arrivata a quella che... in grande stile, esatto. Ma la tua passione, questo è il primo step, come abbiamo detto all'inizio, vuoi andare oltre? L'obiettivo è non fermarsi, no. Quindi provare... Anche professionalmente non ti puoi mai fermare, giustamente. Sì, tutti hanno un sogno nel cassetto di una macchina, tu ne hai tantissimi. Se ti dovessi dire il mio sogno, sai qual è? Ti verrebbe da sorridere. Mio padre prese la patente a una certa età e lui si innamorò dell'Appia terza serie. Vedi? Cioè, nel mondo degli appassionati, tu parli schifare, macchina 5, 6, 7 mila euro, ma al di là del valore, è quello che uno ha, un valore intrinseco del momento della sua vita. Sono pienamente d'accordo con te, Attilio, le auto d'epoca devono trasmettere emozioni, devono ricordare dei sentimenti, devono ricordarci delle cose, e quindi al di là del valore puramente economico, un'auto d'epoca è un valore emotivo impagabile, a mio avviso, che possa essere una Appia terza serie, una 924, mio padre lancista... ama la Lancia Fulvia HF. Grande macchina, Monte Carlo, Comunari, no? Bravissimo. Ha fatto la storia nel mondo dei rally. Bravissimo, lì dietro vedo Jaguar, come dimenticare la E-Type del nostro James Bond. Mi prendo come responsabile di comunicazione di Brescia Motori, Verona Motori, che fa parte sempre del gruppo. Dalla famiglia Isonia, famiglia di Paolo e di tutti gli altri che tu conosci. Molto benissimo. Bene, che hai anche delle vetture brandizzate inglesi, made in England. Bene, dall'Inghilterra passiamo al mondo giapponese. Gli amici di Autobarbieri, abbiamo avuto il piacere di provare la nuova Subaru Forester. Bellissima vettura. Cambia completamente, una concezione diversa. Qui c'è la storicità, qui c'è l'attualità. Servizio.
Amici di Motori a 360 gradi, Sky 229, siamo la concessionaria Auto Barbieri coniugato al brand Subaru. Con noi Gianluca Barbieri, titolare, comunicazione, professionalità, vendita, però oggi siamo qui a parlare del nuovo Forester, un Forester che ormai è un nome, una garanzia. Io sono curioso, forse perché è data l'età, però ci vedo bene. Alle nostre spalle c'è un qualcosa di Outback che non c'entra niente con Subaru Forester, però c'è un perché. Beh, innanzitutto grazie che mi dai questa opportunità di parlare nel tuo programma. Sì, hai visto bene, oggi parliamo di Forester, che è una novità, ma abbiamo un'altra novità, ne parleremo magari un'altra volta, proprio dietro la Forester, della nuova Subaru Outback. Sono tutti nomi che si ripetono in Subaru, perché Forester c'è da 25 anni e altrettanti lo fa l'Outback. Però sono due vetture che vengono sempre messe, diciamo, alla prova del tempo, vengono arricchite di tutti quei dispositivi che si sono creati per darci maggiore sicurezza. E parliamo di due vetture che sono vicinissime, sono proprio sorelle dal punto di vista della proprio sicurezza attiva e passiva, ma sono distantissime per quanto riguarda la motorizzazione. Con la Forester che presentiamo oggi, presentiamo un modello ibrido, quindi benzina elettrico. Con l'Outback, ne parleremo magari in un'altra occasione, abbiamo un modello, diciamo, che è la base su cui si appoggia la Subaru, cioè della sua resilienza, della sua durata del tempo, con una tecnologia che è quella del benzina GPL, che può sembrare una cosa vecchia, ma messa allo stato dell'arte, quindi ottimizzata al 2022, con un sistema di iniezione diretta che non fa per nulla rimpiangere l'utilizzo del GPL, che è notoriamente un po' meno potente come resa rispetto alla benzina, ma con tutte le dotazioni di sicurezza che si possono avere oggi sul mercato dell'automobile. Quindi ibrido lo presentiamo oggi, che è quello che è l'attualità, il futuro, e un passato serio rivisto con i canoni moderni. Ritorniamo alla modernità. Subaru si è sempre distinta fin dal primo approccio del mercato europeo ed italiano per le novità, indipendentemente da come va il mercato. Oggi fa bello dire plug-in, ma qui non c'è il plug-in, c'è un qualcosa di meglio del plug-in, o sbaglio? Ma allora, no, diciamo che il plug-in è un qualcosa di diverso rispetto al mild hybrid. Il plug-in vuol dire avere una presa di corrente, caricare tanta corrente, fare diversi chilometri, anche 30-40, prima che il motore termico, che di solito è benzina, si attacchi. E ha un suo perché. In questo caso la nostra casa ha deciso invece di portare in Europa una mild, cioè un'ibrida leggera, un'ibrida che non devi caricare alla presa. Ovviamente l'autonomia in elettrico è molto, ma molto inferiore, perché l'elettrico viene visto più che per andare, per spingere a supporto il motore termico, ma può andare comunque anche in elettrico, per spingere il motore termico a consumare di meno. Una scelta fatta perché poi noi salteremo a piedi pari la plug-in, e ne parleremo con Attilio a giugno, e arriviamo direttamente con la full electric, dove non ci sarà più neanche il motore a benzina, e quindi quella sarà per forza la presa, perché l'autonomia di 400 km sarà data proprio dal pacco batterie. Quindi tecnologia plug-in, che è tanta cosa, non è stata presa in considerazione. Siamo passati dal mild, come abbiamo adesso, che è fruibile per chi magari si fa qualche problema a dire ma la carica, la presa a casa, la colonnina, e ha un motore ovviamente a benzina supportato dal motore elettrico per consumare di meno. E poi per chi vorrà, per chi ha deciso di saltare sull'auto totalmente elettrica, avremo anche la Subaru ovviamente 4x4 totalmente elettrica, perché come hai detto tu prima, un punto fondamentale di questo marchio sono il pilastro, le quattro ruote motrici. Allora, Forester cosa vuol dire? Vuol dire un prodotto che si sviluppa in un arco temporale di 25 anni, vuol dire un prodotto che nasce in un periodo in cui questi crossover, questi SUV manco c'erano, e Subaru si inventa la macchina a ruote alte, già aveva deciso, ma parliamo di 50 anni fa, di farle solo a quattro ruote motrici. A ruote alte perché in alcuni mercati queste cose le chiedevano. Poi è diventato pure di moda, ma ruote alte vuol dire maggiore comodità a salire,
poter scendere senza difficoltà, e qui magari vedo gente che ha l'età di Attilio che fa un po' più fatica a salire e scendere, è dietro la telecamera e non vi dico il gestacci che mi fa, perché non è vero che fa fatica. Poi vuol dire avere più luce sotto, vuol dire poter fare strade un attimino più difficili. Cosa vuol dire l'evoluzione in Subaru? Vuol dire passare in questo caso da un motore soltanto termico, quindi benzino, gasolio che erano, ad un motore ibrido. Sulla carta di circolazione avete scritto hybrid, e poi vuol dire comunque avere tutte le tecnologie che Subaru sviluppa, e ne sviluppa veramente tante, soprattutto per la sicurezza, allo stato dell'arte. Bene, se voi andate a vedere sui siti internet, Subaru è best in class per quanto riguarda i crash test con la Forester, ma anche con quella che diceva Attilio, che è la Subaru Outback. Siamo i migliori nella nostra categoria. Poi un'altra caratteristica di Subaru è che ha sviluppato un sistema proprio di sicurezza attiva. Noi abbiamo delle telecamere posizionate sul cristallo della macchina. Cosa fanno queste telecamere? L'ho già detto altre volte con Attilio, fanno quello che fanno i nostri occhi, guardano ma non si stancano, non si distraggono, e permettono alla macchina di aiutarci a guidare. Nuovo livello di sicurezza per quanto riguarda la Forester nuova, perché oltre a vedere davanti le telecamere vedono anche lateralmente. Cosa vuol dire vedere laterale? Vuol dire cercare delle vie di fuga. Se in un pericolo imminente la macchina deve frenare, in questo caso può anche sterzare e cercare la via di fuga se l'autista non interviene e si rischia di fare l'impatto. Siamo ormai arrivati a livello di guida 3, cioè vuol dire con persona a bordo, braccia incrociate. Non è ancora utilizzabile perché non ci sono le leggi che la normano, però diciamo ci siamo arrivati molto ma molto vicini. Comunque massima sicurezza. Abbiamo poi diversi livelli di allestimento, per cui si può avere anche la stessa sicurezza anche in retromarcia, stessi dispositivi che frenano da soli. Ma qui vi dico, venite a trovarci, c'è veramente tantissimo da parlare. Devo dire che, come al solito, Gianluca, a differenza di me, che non dico mai la verità a mia moglie, Gianluca ha rispettato tutto che ha detto in sede di presentazione. È stata una piacevole scoperta, ma noi lo sappiamo, Gianluca ormai è un professionista che al di là si diverte a vendere un brand come Subaru, ma in realtà è un giornalista. Sono un venditore, devo vendere per vivere, quindi mi diverto pure perché il prodotto me lo permette. La verità arriva sempre, per cui è meglio dirla, magari alle mogli no, Tiglio. E non me ne vogliono le signore che sono all'ascolto, sto scherzando. Sì, diciamo. A proposito, scusa, la donna ancora il verbo, la decisione finale per l'acquisto di una vettura è di queste caratteristiche? Ma sai, le donne vedono quello che gli uomini non vedono. L'uomo magari è un po' più appassionato, si fa prendere un po' più dalla tecnica, va a vedere i filmati, la guida in fuoristrada, i nostri sono bellissimi su YouTube, se ne trovano di tutti i colori. La donna magari è un po' più attenta all'estetica, è un po' più attenta alle finiture. Bene, lì i gusti sono tanti, diciamo che il nostro prodotto è più un prodotto da uomo, però ultimamente le donne la stanno apprezzando sempre di più, soprattutto quando se la trovano in famiglia, la guidano, poi sono quelle che la difendono più a spada tratta. Tempi di consegna? Bella domanda, Attilio. In questo momento qui sì, noi non siamo messi malissimo, abbiamo toccato anche noi 5 mesi, adesso siamo tornati a 4 mesi, proprio perché 10 minuti prima che tu arrivassi dalla Subaru Italia ci hanno mandato una circolare dove ci hanno avvisato di avere ottenuto dalla fabbrica un po' più di prodotto. Una grande conquista, perché riusciamo a ridurre i tempi di attesa, e i tempi che vi diciamo sono certi, non ci sono poi dei dubbi, dei punti di domanda, quelli sono e quelli manteniamo.
non magari riusciamo a risolvere il problema di chi è rimasto a piedi immediatamente, ma ce la mettiamo tutta, però dai 120 giorni secondo me sono ancora fattibili da poter aspettare un'automobile. La casa ci dà tutti gli strumenti possibili per poter accontentare i clienti. Quello che è la vostra necessità, voi potete venire tranquillamente, vi spieghiamo tutto, ci sono anche dei finanziamenti fatti direttamente con Subaru che vi agevolano sia nel costo sia per quanto riguarda ad esempio tagliandi gratuiti. Subaru dice, la vuoi comprare in contanti? Fallo, non ti penalizzo, vuoi fare il finanziamento come fanno tanti, allora ti faccio più sconto? Allora vuol dire che qualcosa c'è che non va? No. Il prezzo che noi ti facciamo è uguale, vuoi un'agevolazione sul finanziamento, oltre a costarti poco ti regala la Subaru tre tagliandi, quindi vai a recuperare ancora una grossa fetta di quelli che sono i costi del finanziamento. 8 anni di garanzia, ma rimarco anche a chilometraggio illimitato e garanzia europea. In chiusura volevo anche riagganciarmi col discorso che abbiamo fatto prima, che alle nostre spalle c'è quella bellissima vettura che è Outback, che potrebbe sembrare concezione vecchia, ma non è assolutamente. È un'attualità, è un futuro, è una garanzia per chi la macchina la usa sì per diletto, sì per viaggiare, ma per lavoro. Sì, hai detto la cosa giusta. Sembra una macchina concettualmente, avendo un motore termico, per carità ce l'hanno ancora quasi tutti in famiglia, e alimentato a GPL, però voglio dire che è un motore sicuramente pulito, è una macchina concreta, ma soprattutto è modernissima perché è risultata proprio questa settimana nei crash che ha fatto a livello internazionale, best nella sua categoria, la migliore, quindi evolutissima dal punto di vista sicurezza attiva, passiva, perché ci sono tutte le prove che lo dimostrano, e poi per carità concreta, costi di gestione bassissimi visto il momento, e poi gamma Subaru piccola, perché è una gamma piccola, ma completa, benzina, ibrido e anche GPL, tutto con 8 anni di garanzia. Ovviamente chi cerca una Subaru deve sapere che è una vettura a trazione integrale con il cambio automatico. Se uno mi dice 2 ruote motrici perché mi piace o voglio il cambio manuale, purtroppo non possiamo. E non cercate la usata, perché l'usato qui in Subaru non c'è, perché chi ha una Subaru se la tiene per tutta la vita. Alla prossima. Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Grandi prestazioni. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima.
Bene, per chi ha acceso, tra virgolette, la nuova puntata di Motori su Sky 229, siamo con l'avvocato Andrea Ziletti, un appassionato, un cultore delle vetture storiche, un amico, è un tributista nella sua vita, ma questa è la sua vita professionale. Siamo all'ultima battuta. Dalle quattro alle due ruote, che rapporto hai con le due ruote? Sono un grandissimo amante delle due ruote. Mobilità bresciana, grandi problemi, l'abbiamo affrontato la settimana scorsa. Vabbè. E tu sei un fautore, un usufruitore anche delle due ruote, per andare in tribunale. Assolutamente, confesso due peccati. Sono uno scooterista convinto, quindi ho il classico scooterone che molti paragonano ad una tazza del volante, ma mi ci trovo benissimo e a mio avviso comodissimo. Certo. Mi piace tantissimo il mondo delle moto, ma insomma questa velocità devo dire mi fa un po' paura, Attilio, sono un po' spaventato. Sempre due ruote, ho una bellissima bicicletta e confesso anche un monopattino elettrico da Natale, regalo di mia moglie. Non ti fai mancare nulla dalla vita, come l'amicizia per la famiglia Cirillo, che in questo momento sono in Francia, sono a Parigi, loro ci seguiranno su Sky, ti vedranno. Tra l'altro hanno vinto la Coppa delle Dame alla Winter Marathon. Tutti. Grazie di essere intervenuto, l'avvocato Andrea Ziletti, perché io lo chiamo sempre Andrea, i cognomi me li dimentico, e tanto i cognomi non sono importanti, quello che è importante è l'amicizia. E finiamo con i piloti delle due ruote, con il servizio Luca Scarpat. L'appuntamento per la settimana prossima, andremo ad affrontare una delle prime gare sul territorio bresciano, la Coppa Foresti, a cui avrei piacere che il mio amico Andrea Ziletti con la sua Porsche 924 potesse partecipare, perché è un momento per ricordare una figura come Guido Foresti, una grande persona. Appuntamento la settimana prossima, buon divertimento e grazie. Buona serata. Siamo alla Motogamma di Castagnato, siamo con i piloti che parteciperanno alla prima prova degli assoluti d'Italia, che si terrà il primo weekend di marzo in provincia di Imperia. Rinaldi, Del Bono e Cristini sono i nostri giovani di punta, tutti e tre bresciani, tra l'altro tutti e tre di ritorno, freschi del ritorno da uno stage fatto con la federazione. Enrico Rinaldi, tutte e tre anche, sia Cristini sia Del Bono, nel 2021 si sono comportati molto bene nei rispettivi campionati, si apprestano a vivere una stagione 2022 tra campionati tricolore, campionati europei e campionati mondiali di altissimo livello. Cominciamo con Enrico, raccontaci la tua stagione 2022, quali saranno le tue gare e con quale motociclo. Buongiorno a tutti, sono Enrico Rinaldi e quest'anno parteciperò al campionato mondiale nella categoria junior e al campionato assoluti d'Italia enduro, sempre nella categoria junior. Sarò supportato dal concessionario GTG Motogamma di Castagnato e correrò in sella una Gas Gas 350 a quattro tempi nei rispettivi campionati. Il mio obiettivo principale è quello di avvicinarmi il più possibile al podio nelle categorie, cioè nel campionato mondiale, dato che sarebbe, guardando i risultati in allenamenti, potrebbe essere potrebbe avvenire ciò, mentre invece all'italiano magari avvicinarsi un po' di più alla vetta. Chiaramente è molto difficile perché i ragazzi nella junior sono molto competitivi e far la differenza è molto dura, però guardiamo avanti e speriamo bene. Ciao a tutti, sono Simone Cristini. Quest'anno parteciperò al campionato europeo, al campionato assoluti d'Italia, e con una Gas Gas 250 a quattro tempi.
Il mio motoclub è il motoclub Lago d'Iseo, che è lo stesso dell'anno scorso. Cosa dire, speriamo in bene. L'anno scorso ho cambiato cilindrata e è andata bene. Sono riuscito a vincere il campionato italiano e aggiudicarmi il titolo di vicecampione europeo. E l'anno prossimo cercheremo di puntare ancora più in alto. Ciao a tutti, sono Daniele Del Bono e l'anno prossimo parteciperò al campionato del mondo nella categoria Yacht e al campionato assoluti d'Italia e al campionato europeo. E guiderò una GasGas 125 due tempi. Sono nel motoclub Lago d'Iseo e per la prossima stagione cerchiamo di arrivare più in alto possibile al mondiale e anche agli assoluti, visto che l'anno scorso ho battagliato per la prima posizione fino all'ultima gara. E niente che dire, speriamo in bene per l'anno prossimo. Il quarto bresciano che prenderà il via agli assoluti d'Italia è Maurizio Martinelli, che avrà solo una stagione nazionale, e a lui chiediamo quali sono i programmi oltre agli assoluti. Quest'anno parteciperò agli assoluti d'Italia, appunto, e probabilmente anche a un campionato minore come il regionale lombardo, dove l'anno scorso sono riuscito a portare a casa il titolo della classe 300 e appunto ho fatto anche gli assoluti e l'under 23, finendo in quinta posizione in entrambe le classi. Nel 2021 hai avuto una partecipazione più che onorevole alla 6 giorni. Hai concluso con la medaglia d'oro. Raccontaci questa esperienza. Sì, ho partecipato alla 6 giorni con mio padre e mio fratello, un'esperienza bellissima. E sono riuscito a portarla a termine tutti i 6 giorni e oltre appunto alla polvere e alla fatica fatta per l'impegno e anche la difficoltà della gara in sé, ci siamo divertiti e arrivare a finirla in una gara di casa è stato molto molto bello. Siamo davanti a una GasGas 300 due tempi, come abbiamo detto prima sono due tempi di ultima generazione con l'alimentazione a iniezione. Tu sei il più adatto a dirci quali sono le differenze, perché correrai proprio con questa motocicletta. Quali sono le differenze tra queste moto due tempi e le moto a quattro tempi e soprattutto il perché della tua scelta? Sì, io corro con un 300 due tempi, secondo me per lo sport che facciamo è la moto ideale, perché è pronta, ti concede anche magari di sbagliare qualche volta e ti aiuta appunto a uscire da queste difficoltà. Quattro tempi l'ho avuto 2 o 3 anni fa e è un'altra moto, totalmente un'altra moto, bisogna guidarla in un'altra maniera. E non riuscivo a trovarmi bene, non riuscivo a trovare la quadra, quindi su un 300 invece è una moto che vale la pena utilizzare, soprattutto nell'enduro. Un'ultima domanda, nella geografia delle prove del campionato degli assoluti e delle prove dell'europeo o del mondiale, chi fa quello, raccontateci quali sono le giornate più difficoltose secondo voi. Generalmente il campionato italiano si svolge su terreni aridi, molto duri, e le prove non sono caratterizzate da percorsi troppo impegnativi, quindi secondo me sono gare più di velocità che di resistenza, mentre invece quello che a cui secondo me è più importante anche l'allenamento fisico sono le prove all'estero, quindi campionati internazionali, nella quale i terreni soprattutto al nord si scavano moltissimo, sono prevalentemente sabbiosi, le condizioni meteorologiche spesso non sono a nostro favore, allora lì sì che diventa molto più impegnativo, si scava, diventa fango, buche, e lì conta tanto di più l'esperienza e, come ho detto prima, l'allenamento. Secondo me quelle al nord Europa saranno le più dure. Sì, condivido anche quello che ha detto lui. All'italiano sono prevalentemente sempre più prove molto più facili tecnicamente, ma sono impuntate di più sull'essere veloci e sbagliare poco, visto che sono comunque prove non troppo lunghe. E mentre nelle prove internazionali c'è sempre comunque una grande difficoltà tecnica,
perché ci sono delle gare, per esempio quelle che vengono organizzate in Portogallo, che sono sempre veramente difficili tecnicamente e dure sempre per via del meteo, che può rendere molto, molto dura la gara per via dei sassi bagnati e comunque, come diceva lui, di percorsi molto scavati, pieni di radici e comunque sempre molto duri fisicamente. Allora, nelle prove, diciamo nei campionati italiani, le prove sì, sono prevalentemente su velocità, e le prove speciali di solito i tre quarti delle volte il tempo è ridotto. Le gare all'estero sono molto più dure. Si sta più tante ore in moto e qui viene di mezzo l'allenamento, la tecnica, l'esperienza del pilota e le gare sono vere, sono molto più impegnative. In bocca al lupo e ci rivedremo, speriamo, sul podio.